Sono contento che la FIGC abbia attestato la correttezza del nostro operato. Il rigetto della richiesta di attivazione dell'articolo 52 per la serie D e per la eccellenza è stato motivato sul presupposto che la stessa richiesta era stata formulata nei ricorsi giurisdizionali dalla vecchia società e che quindi così facendo questa avesse esercitato una sorta di prelazione ad chiedere l'iscrizione sia in serie D che in eccellenza. Per cui fino a quando non si è definito questo percorso giurisdizionale, che è avvenuto il 26 agosto, la federazione non avrebbe potuto assegnare il titolo ad una società diversa, vista che la vecchia aveva chiesto la prelazione. Solo dopo che c'è stata la decisione di rigetto, la FIGC ha potuto prendere in esame la nostra richiesta, ma i calendari purtroppo erano già partiti, i gironi erano stati già formati e quindi diciamo, si è arrivati un po' lunghi. Per il calcio della mano è comunque un brutto salto da professionismo alla promozione, però è il massimo che in questo momento si poteva ottenere, questa è la sensazione. Sì, è un brutto salto, ma viviamola come una rinascita, nel senso che noi ci troviamo di fronte ad una società giovane che concepisce la gestione della squadra di calcio non già come un fatto riservato a pochi, ma come un evento di tutta la cittadinanza. E quindi tutti sono chiamati a partecipare a questa gestione, a questa amministrazione, nei modi in con cui la società riterrà di poter rappresentare tutte le componenti del mondo sportivo, non solo quella imprenditoriale, ma anche quella degli sportivi e dei tifosi, perché la società deve rimanere al di là di quelle che sono poi le vicende attinenti alla compagine sociale, perché rappresenta il territorio e la nostra storia. È stato un percorso lungo, abbiamo lavorato tanto, abbiamo affiancato anche la società di nuova costituzione, abbiamo chiesto dei chiarimenti dopo la prima riunione per farci specificare meglio ciò che il bando richiedeva appunto sul settore giovanile, sull'inclusione del calcio femminile, sull'inclusione dei disabili all'interno della società, più alcune specifiche poi che ci sono state fornite sul business plan che avevano presentato per la federazione. Fatto il lavoro, abbiamo rimesso la nostra relazione al sindaco, immediatamente abbiamo fatto la lettera di accreditamento, come ha spiegato il sindaco in conferenza stampa, nessun appunto è stato fatto da parte della federazione sull'operato né dell'amministrazione né della commissione. Ha soltanto rilevato che la mancata attivazione dell'articolo 52 è stata dettata dai tempi che non dipendevano sicuramente da noi, ma sono dipesi dall'altra società che ha tutelato, come giusto che fosse, i propri diritti fino al Consiglio di Stato, all'ultimo grado di giudizio. Purtroppo siamo sempre qui a riferire sempre le stesse cose, che i tempi di giustizia sportiva non coincidono con quelli della giustizia ordinaria, noi ne sappiamo qualcosa, facciamo gli avvocati, quindi per questo motivo poi si sono precluse le porte sia per la serie D che per l'eccellenza.